Pace e bene, un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Al tuo santo altare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente questi santi e grandi misteri, riconosciamoci sempre poveri, bisognosi sempre della misericordia del Signore. Oggi la Chiesa ci propone la figura di un santo martire, San Giustino, uno dei primi martiri della Chiesa, un grande filosofo che si era convertito attraverso la predicazione degli Apostoli al Vangelo e aveva accolto Gesù e ha testimoniato con la sua vita la sua fede. Chiediamo, attraverso l'intercessione di questo santo martire, la stessa fede, la stessa fortezza, la capacità di saper sempre, anche noi, testimoniare l'amore del Signore. Ci affidiamo alla misericordia del Signore, confessando i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Dio che attraverso la stoltezza della croce hai donato al santo martire Giustino la sublime conoscenza di Cristo Gesù, concedi a noi per sua intercessione di respingere gli inganni dell'errore per conseguire fermezza nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo diceva agli anziani della chiesa di Efeso: «Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della chiesa di Dio che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse
per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato tra le lacrime di ammonire ciascuno di voi. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono stati santificati. Non ho desiderato né argento né oro né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: «Si è più beati nel dare che nel ricevere». Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in pianto e, gettandosi al collo di Paolo, lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto, e lo accompagnarono fino alla nave. Parola di Dio. Regni della terra, cantate a Dio. Mostra, o Dio, la tua forza. Conferma, o Dio, quanto hai fatto per noi. Per il Tempio in Gerusalemme i re ti porteranno doni. Regni della terra, cantate a Dio. Cantate inni al Signore, a colui che cavalca nei cieli eterni. Ecco, fa sentire la sua voce, una voce potente. Riconoscete a Dio la sua potenza. La sua maestà sopra Israele, la sua potenza sopra le nubi. Terribile tu sei, o Dio, nel tuo santuario. È lui, il Dio di Israele, che dà forza e vigore al suo popolo. Sia benedetto Dio. Parola, Signore, è verità. Consacraci nella verità. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome. Quello che mi hai dato e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno.
Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Parola del Signore. Vogliamo riprendere il discorso che avevamo incominciato lunedì, di prepararci bene in questa settimana alla Pentecoste di domenica, di disporre i nostri cuori a questo dono di accoglienza dello Spirito Santo. E allora, ecco, ci siamo detti che lo Spirito Santo tante volte è un prigioniero di lusso nella nostra vita, e dentro che non ci smuove, è bloccato dalla nostra mancanza di fede. E allora dobbiamo veramente pregare perché lo Spirito Santo possa agire, possa trasformarci, possa riempirci, ecco, di questa fede grande, forte, ecco, di Dio, che ha il potere di riempirci, ecco, di gioia grande, il Signore. E allora, ecco, lo Spirito Santo non è un parente povero della Trinità, non è un parente povero, tantomeno un semplice modo di agire di Dio o una energia o un fluido che pervade l'universo, ma è una persona. Lo Spirito Santo è motore della vita cristiana. E tutti noi abbiamo l'esperienza che quando la macchina non si accende bisogna allora spingerla, e quanta fatica che si fa nel spingere la macchina perché il motore possa avviarsi, e si suda e si fa una faticaccia enorme per smuovere questa macchina che non vuole accendersi, e bisogna allora metterla un po' in movimento e poi dopo riprende, si accende di colpo e la macchina riprende il proprio ritmo. Ma quanta fatica! Ecco, è un'immagine che avviene nella vita cristiana. Si va avanti a forza di spinte tante volte, con fatica, senza grandi progressi. E pensare che abbiamo a disposizione un motore potentissimo, la potenza che viene dall'alto, che aspetta solo di essere messo in moto. Ecco perché è importante, ecco, supplicare, ecco, questa potenza che viene dall'alto. Ecco perché, se vogliamo crescere nella nostra vita cristiana, spirituale, abbiamo bisogno di questa potenza che viene dallo Spirito. Lo Spirito Santo è un ricostituente. Quando si è deboli, il dottore consiglia di prendere un ricostituente. E allora corriamo in farmacia per prendere, ecco, questi farmaci che ci tirano su. Ecco, quando siamo deboli, fragili, abbiamo bisogno dello Spirito Santo da prendere. Chi di noi non ne ha bisogno, ha detto Papa Francesco, soprattutto quando siamo a terra, quando fatichiamo sotto il peso della vita, quando le nostre debolezze ci opprimono, quando andare avanti è difficile e amare sembra impossibile. Allora ci servirebbe un ricostituente forte. È Lui
la forza di Dio. È Lui che, come professiamo nel credo, dà la vita e lo Spirito Santo. Quanto ci farebbe bene assumere ogni giorno questo ricostituente, fratelli e sorelle, questo ricostituente che ci dà slancio, entusiasmo, gioia piena. Quanto ci farebbe bene ogni mattina a dire al risveglio: vieni Santo Spirito, vieni nel mio cuore, vieni nella vita mia di tutti i giorni, scendi, riempimi, trasformami, vieni ogni mattina. Non stancarsi di supplicare, di pregare questa forza che viene dall'alto. Non dimentichiamo di pregare, invocare in questo giorno, ecco, lo Spirito Santo. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi a noi, o Signore, di celebrare degnamente questi misteri che San Giustino difese con intrepida fortezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Giustino ci offri un esempio, nella comunione con lui un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, Santo, Santo il Signore.
Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti offriamo, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli Santo Giustino e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Chiediamo attraverso la preghiera che ci ha insegnato il Signore, ecco, questo dono dello Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo di Cristo in questo rischio per la vita eterna. Preghiamo. Nutriti dal pane del cielo, ti supplichiamo, Signore, concedi a noi di essere docili agli insegnamenti del santo martire Giustino e di vivere in perenne rendimento di grazie per i doni ricevuti. Per Cristo nostro Signore. O Dio, nostro Padre, in Cristo tuo Figlio morto e risorto,
hai redento ogni nostro dolore e hai voluto San Leopoldo, paterna presenza di consolazione. Infondi nelle nostre anime la certezza della sua presenza e del suo aiuto. Amen. Amen. Su tutti voi scenda ora la benedizione del Signore. Non dimenticarsi di dire ogni giorno: vieni Spirito Santo, ho bisogno della tua forza per andare avanti. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.